Ciao a tutti, scusate questa piccola assenza, ma non mi sono dimenticato del canale. Semplicemente stavo lavorando a un quadro per il quale ho impiegato tantissimo tempo. In questo video vi spiegherò l'ideazione, il significato dei soggetti e come ho realizzato la composizione. Infatti vi lascerò il work in progress di questa natura morta, che dividerò in due video per essere il più esaustiva possibile. Nel secondo video invece mi concentrerò sulla parte tecnica. Innanzitutto mi presento per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Sofia, ho 25 anni, vivo a Roma, ho una triennale storia dell'arte e sono una pittrice prevalentemente autodidatta. Anzi, autodidatta. Quindi iniziamo! Ideazione. Non so se l'avevate notato, ma le mie influenze più grandi sono sempre state Caravaggio e i fiamminghi. I fiamminghi, cioè i pittori che operavano nelle Fiandre prevalentemente, per capirci nell'Olanda di oggi, sono famosi soprattutto per le loro nature morte. Una natura morta può essere un bel vaso di fiori oppure un raggruppamento di particolari oggetti vicini. In particolar modo, tra il XVI e il XVII secolo si iniziano a dare significati allegorici agli oggetti, come ad esempio la candela o il teschio rappresentano lo scorrere della vita, la morte. Mentre di solito i fiori o la frutta fresca rappresentano l'opposto della morte, cioè la vita. Nasce quindi il famoso tema della vanitas, della vanità, ovvero della caducità della vita. E il messaggio che vogliono trasmettere questi dipinti è: vivi finché hai tempo, perché prima o poi morirai. Bel messaggio. Siamo arrivati al significato degli oggetti, perché per realizzare questo dipinto ho preso spunto proprio da questo concetto, solamente che in un certo senso ho eliminato il concetto di vita. Infatti nel mio dipinto ci sono solo cose morte, non ci sono fiori, non c'è frutta fresca, eccetera. Questo non perché io abbia voluto fare un quadro triste, ma perché secondo me rappresenta al 100% la realtà in cui io vivo e viviamo oggi, lontani dalla natura e quindi lontani dalla vita. L'unico elemento, se vogliamo, che ricorda un po' la vita sono queste piccole pietre di ametista che cadono sul piatto d'argento, dove invece di cadere, per esempio, olio o qualcosa da mangiare di buono, cadono sassi. In un certo senso anche i minerali, se vogliamo, sono vita perché hanno un'energia, sono oggetti potenti, ma allo stesso tempo non li possiamo mangiare, non possiamo vivere con loro. Manca cioè l'elemento della vita vera, la vita che dà cibo, la natura. La natura che presento qui invece la definirei propriamente asettica. Gli oggetti che ho scelto sono oggetti ricercati, personali, con i quali ho stretto un legame. In particolare abbiamo questo mazzo di carte, vi faccio vedere quanto è piccolo rispetto al dipinto. Un mazzo di carte che rappresenta l'anime di Tokyo Ghoul che ho preso ad Amsterdam con il mio ragazzo. In questo modo i posteri potranno anche datare il quadro. Vari oggetti domestici di rame e di argento, una mini tela che non ho perché ho utilizzato, ma piccola così, è ancora plastificata. Questo oggetto molto particolare, che penso si chiami piegacarta, che ho utilizzato nella composizione perché in quel periodo in cui ho iniziato il quadro stavo proprio realizzando a mano un mio sketchbook personale, che adesso vi faccio vedere. Eccolo, questo qui. Ovviamente lo devo ancora iniziare, ma sono soddisfatta di come è uscito. Non so se vi può interessare un tutorial, fatemelo sapere. Delle pietre, non so bene che pietra sia, sinceramente. Penso un quarzo bianco, un'ametista bianca, non so se esiste. E presi in una mineralogia ad Amsterdam, sempre, insieme a questa boccina con delle ametiste provenienti dal Brasile all'interno e il tappino che è caduto dentro, però eccolo qua. Come potete vedere, gli oggetti risultano estremamente minuscoli rispetto a come sono nel dipinto, e questo grazie alla fantastica progressione.
prospettiva. Alcuni oggetti sembrano sproporzionatamente grandi, messi in relazione tra di loro, e altri sproporzionatamente piccoli. E infatti nel dipinto questo gioco illusorio mi piace tantissimo. Ma invece la mia firma dov'è? L'avete trovata? L'ho un po' camuffata e si trova esattamente nell'etichetta della boccina di vetro, come potete vedere. Molti pittori, come ad esempio Raffaello, utilizzavano questo espediente e lo possiamo trovare nel celeberrimo quadro La Fornarina a Palazzo Barberini a Roma, dove la firma del Raffaello si trova esattamente nel nastro posto sul braccio della ragazza. La composizione. Come è composta la scena? Come ho fatto a comporla e quali strumenti ho utilizzato? Vediamolo. È stato molto semplice. Ho preso gli oggetti e li ho disposti in modo da creare una rappresentazione che potesse comunicare quello che avevo in mente. È stato molto semplice. Ho posizionato gli oggetti vicini in modo che ricreassero un qualcosa che aveva senso ed era in linea con quello che volevo trasmettere. Per lo sfondo ho utilizzato un foglio nero che ho posto dietro gli oggetti. La luce invece è quella naturale proveniente dalla finestra. Poi ho preso il mio telefono, ho zoomato un pochino e ho scattato. Dopodiché qualche ritocco alle luci e alle ombre qua e là direttamente sul telefono e la foto era già pronta. Se questo video ti è piaciuto ricordati di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sui miei lavori o aggiornata sui miei lavori. Per qualsiasi cosa ricordati che mi puoi contattare per email che lascio in sovrimpressione o puoi visitare il mio sito www.artemonstudio.it. Ci vediamo nella seconda parte di questo video in cui vi spiegherò la tecnica. Adios!